Avete avuto paura? Ok, io sono il padrone di casa. Questo palazzo è appartenuto per alcuni secoli alla mia famiglia, forse da quando è stato costruito, sicuro da qualche generazione prima che io nascessi. Io qui sono nato. È morto. Ma tra l'inizio e la fine della mia vita ho conosciuto luoghi dove mi hanno molto apprezzato, dove ho insegnato e ho studiato. Ah, scusate, non mi sono presentato. Io sono Marciano Gennaro Andrea Silvestro Nicola De Leo. In breve, Marciano De Leo, canonico. Molti di voi hanno sentito parlare di me. No, non sareste tra le mura di questa mia abitazione. Oppure il mio nome vi dice poco e nulla, oppure qualcuno è stato costretto a stare qui. Bene, se appartenete alle prime due categorie, vi racconterò la mia storia. Se invece disgraziatamente appartenete alla terza categoria elencata, mi spiace. Dovrete sorbirvi le traversie di un frigentino, le gioie, i dolori, le attese, le frustrazioni, le glorie, le sconfitte di un uomo vissuto tra il XVIII e il XIX secolo. Da sacerdote. Sono stato un sacerdote, ma le mie attività andavano oltre i miei studi in teologia. Le mie attività sono sfociate in vari ambiti della natura. La sua forma, il suo meccanismo, la sua protezione, il suo sfruttamento e la sua narrazione. Io sono stato un ambientalista dell'epoca. Devo ammettere però che in molti hanno messo i bastoni tra le ruote a me e all'evoluzione della persona che sarei potuto essere. Non sono stato del tutto valorizzato, anche da morto, eh? Sono stato quasi del tutto dimenticato. Di me è passata l'idea nelle generazioni successive che io sia stato un folle, che io sia morto in piena pazzia. Folle io. Forse si voleva far credere quello che non ero e non ero mai stato. Quando un mio confratello sacerdote è venuto a darmi conforto da moribondo, ha visto di fronte a lui una persona debilitata, sì, ma in piena capacità intellettiva. Questo lo dimostra le annotazioni sul registro dei defunti che è situato nella nostra cattedrale. Proseguiamo con ordine. In una fredda e gelida giornata di dicembre, la levatrice aiutò mia madre a superare le doglie e farmi venire al mondo. Era l'ultimo giorno del 1751. In quel periodo Frigento pullulava di cantieri. 20 anni prima c'era stato un terribile terremoto. Quel tremuoto che è successo esattamente alla vigilia di Sant'Andrea il 29 novembre 1732 provocò ingenti danni e la parte alta del monte ne fu tramortita. Cattedrale e palazzi gentilizi come quello della mia famiglia assecondarono le forze della natura che imposero alle pietre di dimenticare la staticità e di curvare a destra, a sinistra e ballare in un balletto sgraziato e pesante da far scappare uomini e bestie. Questo me l'hanno raccontato perché io ho vissuto il dopo e quando ho avuto l'età della ragione ho sempre affermato: sì, bene, è successo, sì, va bene, sono.
Ci sono stati parecchi danni, ma adesso ricostruiamo. Approfittiamo di questa tragedia per abbellire i nostri palazzi, le nostre chiese, le nostre strade, come quelle della nostra capitale, Napoli, con quelle chiese che mozzano il fiato, con quelle strade che conducono uomini e idee. Io sono cresciuto in questo stravolgimento dall'idea di superare e di esorcizzare questa paura e di dimenticare il dolore, di crescere, di avanzare la nostra vita mai sconfitti, mai domi, con vigore. Quest'ansia di crescita non mi ha mai abbandonato, se non forse negli ultimi anni della mia vita. Da bambino sarò apparso svagato, svogliato, perché mio padre non avrebbe scommesso neanche un soldo bucato sulla mia intelligenza e sulla mia propensione agli studi. Mi avviò agli studi in seminario di Avellino per farmi impartire una educazione adeguata, però senza porre troppe speranze. Beh, forse il mio sembrare svagato era la conseguenza di una mia profonda curiosità nella vita in tutte le sue componenti. Sì, perché sennò non si spiegava il come, al contrario di quello che sosteneva mio padre. Come io mi misi a leggere libri, libri su libri, più di quelli che mi si chiedeva di studiare. Al seminario mi conoscevano benissimo, ero arrivato lì da ragazzino. Le intemperanze erano scritte su una mia cartella personale. Spesso mi pescarono al contravvenire una norma tanto spietata quanto ingiusta. Era lecito soltanto leggere determinati testi in latino, e invece io amavo sognare, spaziare nelle guerre lontane dei crociati, al fianco di Goffredo di Buglione, a liberare dai mori la Gerusalemme narrata da Torquato Tasso. Mi immergevo in quel mare pescoso, tra le onde dei versi di Dante Alighieri, con quel percorso iniziatico dall'inferno al paradiso passando per il purgatorio. È lì che io, lì, ritrovavo la fede e ritrovavo il coraggio e la certezza di affrontare le insidie del futuro. Ma quando mi scoprirono di nuovo a leggere uno di questi libri, me lo strapparono con forza e ne fecero fuoco in cortile. Andò in fumo la carta, ma non la memoria dei miei eroi. Anzi, da quel giorno, per sopperire a quella mancanza forzosa, decisi io di scrivere quei versi in volgare. Poi, anni dopo, il rettore fissò un'udienza per parlare con me. La mia devozione al sacerdozio era più volte stata sostenuta, confermata. Infatti, quell'udienza inaspettata mi faceva paura, ma ne rimasi sorpreso. Sì, perché invece di darmi l'ennesimo e sonoro rimprovero, il rettore mi chiese di transitare da allievo a insegnante. Quali materie? Poesia, eloquenza, storia e geografia. Io opposi le mie perplessità, anche perché non ero ancora stato ordinato sacerdote. Ma il rettore non ne volle sapere, non volle sapere ragione, e io obbedì di buon grado. Divenni poi sacerdote e ultimai i miei studi a Napoli. Studiai ragione civile, canonica, e mi laureai in teologia. Diventai insegnante con le materie di poesia, eloquenza, storia e geografia. Era un bel periodo per me. E quando tornavo nella mia cittadina Frigento, mi piaceva passeggiare in quella strada detta Limiti, con quella sua balconata ineguagliabile, con quel suo panorama mozzafiato, con quelle colline, con quelle quinte di montagne. E mi piaceva guardare verso occidente, dopo l'ultimo baluardo degli Appennini, quei due picchi
erano le cime del Monte Somma e del Vesuvio, la cui unica base era lo sfondo iconico di una città che io imparai ad apprezzare, che anni dopo definì la mia amata Napoli. I miei primi anni giovanili a Napoli sono stati pieni e densi, pieni di slanci, di aperture e incondizionata fede in Dio. In quel periodo io amavo sorridere. Il mio viso era sempre illanguidito. A volte mi sorprendevo sorridente, perché a volte era anche senza motivo. Ma io non potevo rispondere alla vita che mi sorrideva e non potevo risponderla in questo dono con il volto triste. Io a Napoli mi trovavo benissimo. Insegnavo, studiavo e frequentavo salotti. Frequentavo case e palazzi importantissimi. In uno di questi salotti, dove facevamo dei dibattiti letterari, un viaggiatore inglese, un giovane signore dal nome di Martin Sherlock, a cui io davo lezioni di lingua italiana, ebbe l'ardire di criticare la nostra poesia e insisteva che un certo signor Shakespeare dovesse essere l'esempio per i nostri giovani poeti. E tutto questo non lo diceva soltanto, l'aveva scritto nero su bianco su un foglio, su un libro. Altro che Torquato Tasso, altro che Dante Alighieri. Ma chi era questo Shakespeare? Non ci vedi più. Il mio furore letterario, il mio amore spassionato per i nostri vati eruttò e diventai un vulcano. Nella mia bocca uscirono tante di quelle argomentazioni da fare inorridire un'infinità di avversari poco inclini, poco preparati. Ma non soltanto il signore inglese, no, anche italiani come me difendevano quelle tesi contro le mie confutazioni. Ebbene sì, quando tornai a casa, mi chinai su un foglio a furia di stilettate, scrissi un'intemerata, nella quale io argomentavo quello che avevo detto nel salotto in modo più specifico e anche altre critiche palesatemi nella mente dopo sbollita la sbornia di adrenalina accumulata in quel dibattito salottiero. Ne venne fuori una relazione contro il libro Consiglia un giovane poeta dal signor Sherlock. E questa relazione ebbe un grandissimo successo, fino ad arrivare sulla scrivania di Gregorio Settari, un libraio distributore delle Efemeredi Letterarie di Roma. Bene, lui volle assolutamente che questa mia relazione doveva uscire in tre uscite settimanali dal febbraio 1779. Insomma, facevo parte del periodico letterario più longevo della più vasta produzione giornalistica di Roma, che ambiva a porre al papato e allo Stato Pontificio un'apertura verso la modernità. In quegli anni, nel 1779, ne compivo 28 di età e scrissi tutta di getto, come se l'avessi già scritto nella mia mente, un mio componimento, 48 ottave. Vi leggo un incipit. Dal vasto giogo di Appennino a fronte in piano spazioso altero e solo, il Vesuvio famoso orribil monte, la pomicia sua schiena erge dal suolo. Mi trovavo a Mergellina in un torrido agosto, rabbonito dalla brezza marina, lì a due passi.
Quando il Vesuvio, quello decantato da Plinio il Giovane, quello cantato da un'infinità di poeti e sedicenti tali, ebbe a svegliarsi davanti ai nostri occhi terrificati e sorpresi, ma anche sollevati dalla constatazione di essere in una posizione al sicuro. Quell'eruzione fu terribile. Quell'eruzione fu imponente, tanto da specificare, qualora ce ne fosse bisogno, la grandezza impareggiabile della natura e la forza sconvolgente dei suoi eventi. I miei occhi erano ancora lì a guardare quelle immagini, quando già mi chinai su un foglio ad impressionare quello spettacolo e condensandolo in versi. Non era finito ancora quel mese, quando pubblicarono un mio lavoro, un mio componimento dal titolo Il Vesuvio nell'ultima eruzione dell'8 agosto 1779. Ed ebbe anche un discreto successo questo mio lavoro. Beh, i critici sottolinearono più il contenuto naturalista, ma io non me ne crucciai. Anche se era una forma poetica interessante. Anzi, qualche anno dopo, anzi 20 anni dopo la mia morte, un poeta marchigiano, un certo Giacomo Leopardi, aveva scritto un canto più filosofico e poetico, e il titolo era La Ginestra, e di quel canto si trattavano gli stessi argomenti che avevo trattato io. Beh, aspetta a me prendere l'eredità di un simile lavoro con la mia povera opera. Però proprio in questa sala ho udito studiosi e critici confrontare le due opere e sono arrivati alla conclusione che quantomeno il signor Leopardi ha letto il mio Vesuvio, oppure ha preso spunti dalla mia relazioni, delle mie relazioni dell'eruzione e dei suoi rivolgimenti. Poi, ovviamente, trascritto e traslato in una forma poetica potentissima, nessun plagio, per carità, ma l'orgoglio di essere stato, di aver fatto da paradigma a dei suoi passaggi. Adesso ve ne leggo qualcuno. L'inizio. Qui, sull'arida schiena dal formidabile monte, sterminator Vesevo. Me basta così. Il come componevo i miei versi mi condussero da un lato il plauso e il rispetto di molti salotti vicino all'ambiente reale a Napoli, ma dall'altro critiche aspre e accuse di ogni risma. Mi invitavano nei salotti letterari per dare prova del mio verseggiare estemporaneo, delle mie riconosciute doti oratorie. Mi chiamavano anche a declamare dei discorsi encomiastici e di ricordo, di memoria di grandissimi personaggi del regno. Il mio periodo napoletano è stato denso di attività, florido di attività. Vivere nella capitale dava opportunità purtroppo altrove improbabili e impossibili. Però forse ammaliato dalla voglia di ritornare nella mia terra d'origine e forse anche per qualche circostanza, decisi di ritornare il più possibile alla mia cittadina Fregento. E così a 33 anni diventai arciprete di Gesualdo. Io a Gesualdo mi trovavo benissimo, mettevo in pratica tutto quello che avevo studiato a Napoli e i miei risultati erano agli occhi di tutti, ma quando 8 anni dopo si liberò un posto nel capitolo della cattedrale di Frigento, avanzai la mia candidatura. Sul mio nome si fiondarono tanti di quegli interessi a me assecondati. La mia presenza impediva il ritorno in patria da Grotta Minarda di Don Giuseppe Mannella. Mannella.
Questa famiglia mi ha perseguitato. Il posto liberato era di Don Filippo Mannella, già docente di teologia nel seminario di Avellino. E il candidato principale, più titolato, era Don Giuseppe Mannella, però troppo invischiato in ambito sovversivo antiborbonico e giacobino. Allora i giacobini erano dei giovani colti che facevano parte di famiglie benestanti, anche a volte ricche. Questi giovani non sopportavano la supponenza antifrancese dell'aristocrazia e dei sovrani e volevano brigare assolutamente contro il regno e contro la casa reale dei Borboni, magari facendoli scappare, oppure facendo come hanno fatto i francesi che anni prima avevano decapitato la loro monarchia. Don Giuseppe Mannella era appoggiato da Don Pasquale Mannella, arciprete di Frigento. Quindi, qualora fossi diventato io l'incaricato di quel bando, sarebbe stato mio superiore, quindi me l'avrebbe fatta pagare. Comunque, il re lesse la relazione del vicario generale di Frigento e arrivò a una conclusione di fare un bando che sembrava fatto proprio per la mia figura. Cioè, un teologo che spieghi e insegni la Sacra Scrittura invece del vescovo che risiede in Avellino. E quindi diventai il primo canonico teologo della cattedrale di Frigento. Anni dopo, anche per la mia propensione verso il mio lavoro pastorale, anche per il mio legame fortissimo verso i miei due fari, Re Ferdinando IV di Borbone e il Vescovo de Rosa, fui incaricato di raggiungere un luogo dove scorre il fiume Ofanto per rasserenare le anime dei credenti sobillati contro Sua Maestà. Il mio zelo fu totale. La cittadinanza di Sant'Agata, che oggi chiamate Sant'Agata di Puglia, ne fu talmente innamorata della mia persona che, visto c'era un posto vacante del seggio vescovile in quella cittadina, una moltitudine di contadini, ma gentiluomini, parroci, chiesero istanza al re Ferdinando affinché mi eleggesse loro pastore. E io questo incarico lo sperai tantissimo, perché mi ci vedevo a trasportare i miei fedeli verso la fede in Cristo e a rispettare la monarchia. Ma purtroppo questo incarico non mi fu dato e quindi la mia delusione ne fu travolta da un'angoscia totale. Un anno dopo, però, una sorta di ricompensa, mi fecero arciprete di Frigento. Ambivo ad essere arcidiacono, ma mi dovetti accontentare. Quanto più il mio nome veniva nominato nei salotti, vicino all'ambiente reale, vicino al re, più in determinate sagrestie e in ambienti sociali di Frigento cresceva l'invidia verso i miei confronti. Ma era naturale che il mio estro cementava rapporti e che magari involontariamente le persone che mi conoscevano sostenevano i miei progressi lavorativi e della mia vita. Qualcuno a Frigento ha sostenuto malignamente che io approfittavo delle mie conoscenze per tornaconti personali, oltrepassando in carriera qualche personaggio più degno di me. A Frigento non si aspettava altro, una mia mossa sbagliata, ed approfittare ad affondare il coltello nella mia schiena. Quando c'è stata la volontà e quando c'è stato il modo di sostenere la monarchia, il re Borbone,
Non mi sono mai tirato indietro. Mai. In quel periodo, il fiumicello sotterraneo di idee, rivoluzionarie, aveva trovato uno sbocco all'aria aperta e nel 1779 i cosiddetti giacobini conquistarono il regno delle due Sicilie e fatto scappare Re Ferdinando IV di Borbone. Purtroppo io ne rimasi dispiaciuto. Questi giacobini avevano conquistato la città più popolosa d'Italia, con i suoi 300.000 abitanti, più 100.000 persone straniere che vi abitavano. Ma anche nei nostri paesi, nei nostri centri, i nostri centri erano impregnati di queste acque melmose, gonfie di malessere, di gentaglia che approfittava di questa situazione incerta. Una vaga imitazione della tragedia francese contrassegnata dalla decapitazione del re e della regina, questi giacobini impiantarono nelle piazze di tutti i nostri paesi i cosiddetti alberi della libertà. Ne testimonia di questi anni bui, non so per quale congiunzione storica, il Tiglio che si trova a Rocca San Felice. Ebbene sì. Quando l'esercito borbonico stava riconquistando un'altra volta il territorio alla corona, fui io uno dei primi a scendere in piazza a Frigento e tagliare quell'arbusto che non aveva avuto ancora il tempo di attecchire. Il mio orgoglio si gonfiò per aver sostenuto il ritorno dei divini regnanti della casa reale di Borbone. Ma man mano che le notizie venivano a Frigento di come l'esercito del cardinale Ruffo, con una magra ironia appellato l'esercito di Santa Fede, riconquistava il nostro territorio. Beh, il mio orgoglio si sgonfiava fino a prostrarmi in una profonda disillusione. Quanta violenza, quanto sangue. Quanti soprusi, quanto tempo sprecato per ignobili fini, quante ritorsioni. I giacobini, i rivoluzionari, col ritorno del re, erano stati prima imprigionati in modo superficiale, poi uccisi e fatto a pezzi. Non era certo l'idea di monarchia che avevo. Il ricordo, la memoria, il riposo, non riuscivo ad essere tranquillo pensando alla brutta fine che aveva fatto una mia amica, una donna, la quale avevo condiviso i salotti, l'amore per la poesia, i dibattiti. Questa donna di cui io apprezzavo la sua cultura e la sua eleganza nelle argomentazioni. Eleonora Pimentel Fonseca, già direttrice del giornale Monitore Napoletano. È stata impiccata e giustiziata per volere del re. In un processo sommario poi alquanto sbrigativo. Era stata poetessa di corte, poi tacciata come traditrice. Ma aveva avuto un atteggiamento impeccabile contro l'esercito francese, che stava opprimendo il popolo napoletano. Ma purtroppo in quel periodo bisognava ritornare nello status precedente, quindi il re imponeva le sue idee e quindi uccideva tutte le persone che avevano un'idea diversa da quelle imposte da lui. In quel periodo
Avevo rinnegato questa. Le poesie, la raccolta dei racconti che avevo dedicato al mio re. Ma com'era possibile? Io avevo scritto dei versi dedicati alle sue vittorie militari. Alle vittorie militari di re Ferdinando IV di Borbone, re di Due Sicilie e mio re. Avevo dedicato dei versi anche a sua suocera. In morte dell'imperatrice regina apostolica Maria Teresa d'Austria. Ma chi? Quanti versi sprecati? Quanti versi sprecati? Quanta fede utopica verso i miei sovrani? A chi avevo accostato? A Cristo, figlio di Dio. Sia chiaro, io tutto questo l'ho fatto per profondo rispetto della fede. Quando negli anni sono stato invitato come predicatore in vari paesi, dal pulpito, se non credi fermamente a quello che annunci, si nota e vieni subito smascherato. E io questo furore l'ho sempre assecondato. Tanto che scrissi le prediche quaresimali, una raccolta di 10 prediche di cui io prima avevo tenuto e poi trascritto. Raggiungere la prima dignità della cattedrale di Frigento dipendeva dalla necessità di mettermi alla prova. Per carità, questo non significava una mia ambizione per un misero ragionamento economico, no? Anzi, se ce n'era bisogno, io decurtavo mia parte di quello che mi spettava e lo regalavo alla cittadinanza di Frigento. Feci costruire una fonte battesimale. Feci costruire una fonte battesimale e la dedicai alla chiesa. Qualcosa di me sarebbe rimasto, ma non un oggetto qualsiasi, no. Il luogo presso il quale un cristiano viene accolto nella comunità dei credenti. In quegli anni c'erano stati parecchi cambiamenti nei primi anni dell'Ottocento. I francesi che avevano aiutato i giacobini ritornarono e conquistarono un'altra volta il nostro regno. E quindi nel 1806, nella campagna napoleonica, andarono in trono. Quando fecero scappare re Ferdinando IV di Borbone, prima Giuseppe Bonaparte e poi Gioacchino Murat. Era un periodo dove assolutamente non credevo più a una casa regnante, una casa reale. La cocente delusione di quello che avevano fatto i regnanti precedenti mi aveva fatto entrare in un momento di profonda revisione della mia vita. Imparai a conoscere la cultura dei nuovi arrivati. Sì, perché potevamo avere dei punti in comune. Infatti, mi intrigai in una loro proposta lavorativa, che era più amministrativa che nell'ambito dello spirito. Se a 60 anni mi chiesero di scrivere la stesura ufficiale della statistica del Principato Ultra, è stato perché anni prima avevo scritto un prospetto storico-politico-topografico dove io scrivevo le mie idee, le mie argomentazioni su questa parte del nostro regno. Immaginate come a Frigento i miei cittadini la pensavano, un vecchio che saliva le scale di pietra della cattedrale, il campanile salendo. Andava dove alloggiavano le campane
e misurava la longitudine e la latitudine del nostro territorio. Per la mia età, ormai, la mia esperienza voleva spiegare tutte le argomentazioni alle persone, ma non era soltanto perché volevo essere ascoltato, no, assolutamente. Era perché sapevo di essere nel giusto e quindi volevo assolutamente dare un consiglio, come quando dissertai sull'errata usanza dei coloni e dei contadini di fare soltanto un'aratura e non smuovere e giungere la terra più fertile sottostante. Loro osavano non togliere le pietre, così rendere inaridito il suolo. È come quando loro seminavano senza estirpare l'erba spontanea. Ho osato anche criticare l'usanza di preferire l'accetta al posto della zappa per tagliare alberi, per tagliare boschi, per carità. Era un guadagno più immediato a confronto di quello incerto dell'agricoltura, però le conseguenze del suolo deturpato venivano fuori già dalle prime piogge, ma cominciavo anche a criticare, anche, soprattutto i coloni, no, i coloni, i possessori delle terre contro i coloni, perché i possessori, i proprietari, vedevano i loro possedimenti come produttivi per sé e trattavano i lavoratori come se fossero dei servitori facilmente sostituibili. Io nel mio prospetto sono arrivato a due paradossi: l'avarizia dei ricchi e l'inganno dei poveri. Sì, perché mentre i ricchi sfruttavano con l'usura i contadini, opprimendoli soprattutto nei periodi di macro economica, i poveri, i contadini, non avendo in possesso i terreni, lavorando il terreno di altre persone, lo lavoravano con svagatezza, con poca voglia. E quindi i raccolti non erano assolutamente floridi. Non sapete quanto questa cosa mi facesse soffrire. Fino a che io arrivai a vagheggiare, a scrivere di un'iniziativa che bisognava affidare direttamente ai contadini i possedimenti, magari facendogli anche costruire delle case sopra. È così che i contadini si responsabilizzavano, è così che i contadini cominciavano a lavorare e fare i raccolti come li dovevano fare, con i loro frutti. Se dovessi vedermi, immaginarmi contento, mi ci vedo qui sulla sedia, vicino alla scrivania e coi fogli. Tanti fogli su cui scrivere i miei amati versi. A me piaceva andare nel mio mondo parallelo. Io avevo due mondi. E questo mondo parallelo mi nascondeva, mi faceva fuggire dalle peripezie della vita che si mostravano insormontabili e mai confacenti ai miei progetti. E a volte quando gli occhi si stancavano del chiuso, preferivo uscire all'aria aperta e camminare su quella strada, i limiti. E mi dilettavo in profonde passeggiate in questo sentiero solitario, ma con orizzonti illimitati. È lì che trovavo la profondità della vita, lì che trovavo il senso della mia fede. Valle, colli, centri abitati, montagne che sbarrano strade, valichi che le riaprono. È lì che c'era la rappresentazione della lotta quotidiana e della grandezza del creato. E trovavo pace tra essenza e orgoglio. Ho passato molti anni della mia vita a scrivere un'opera mastodontica, Il Tempio della Sapienza, di cui nel 1817, nella quarta edizione, dopo 20 anni dall'uscita della terza, scrissi due dei cinque poemi previsti.
La ricerca della felicità è il labirinto dei filosofi. Fino allora avevo scritto 2700 ottave, 6000 versi in più della Divina Commedia. Per carità, nessun confronto e nessuna competizione con il sommo poeta. Non spetta a me ricordare le mie difese contro il signore inglese. Io ho passato una vita a far capire a tutti i letterati e a tutte le persone che Dante Alighieri era il poeta più grande del globo. Ma purtroppo in quell'epoca non lo era così. Per fortuna nei giorni d'oggi avete superato questa miopia. Complimenti. Questa mia opera, fin dal primo giorno che l'ho scritto, dalla prima edizione, quando ero giovane a Napoli, ha avuto un grandissimo successo. L'argomento trattato di questa opera era un viaggio ironico verso la ricerca della felicità. Ma come si fa a non cambiare nella vita? Come si fa in un'esistenza di una persona, di una vita vissuta intensamente, ad avere una vita senza cambiamenti? Erano passati anche tantissimi anni. E quindi io, pur dedicando a questo progetto, a questo mio capolavoro, giorno e notte, io non riuscivo ad andarne a capo. E quindi questo lavoro è risultato incompiuto e incompleto. E mi abbandonai, anzi no, mi arresi sui fogli bianchi ancora da scrivere. Oh, mi sono lasciato troppo andare, forse. Perdonatemi, vi ho riempito di chiacchiere. In fondo sono passati 200 anni. Queste sono argomentazioni che non appartengono più alla vostra epoca. Ma ne siete sicuri? Ma dimenticavo. Negli ultimi anni della mia vita, esattamente nel 1815, furono cacciati i francesi e furono rimessi un'altra volta i Borboni col re Ferdinando IV, come se nulla fosse successo. Comprendete la mia voglia di rinchiudermi in casa e non parlare più con nessuno. Vecchio, acciaccato, mi considerarono un folle solitario. E come una candela che si consuma piano, mi spensi.